Luca ad esaminare tutto quello che è accaduto in termini di risultati. Lo facciamo inaugurando il nostro percorso con il campionato di Serie A. Sì Andrea, partiamo da Cremonese, Sassuolo 0-0, Fiorentina-Juventus 1-1, Lazio-Napoli 1-2, Milan-Inter 3-2, Spezia-Bologna 2-2 e ancora Hellas-Verona-Sampdoria iniziata alle ore 18, domani invece Monza-Atalanta-Salernitana-Empoli alle 18.30, chiudono Torino-Lecce domani alle 20.45, mentre questa sera Udinese-Roma. Insomma, un turno dimezzato, quello che sin ad ora stiamo commentando, così lo sarà anche la classifica, che comunque sia propone una coppia di squadre a cui ci eravamo abituati proprio nella prima parte della passata stagione, il lungo duello tra Milan e Napoli, che all'epoca stavano vincendo praticamente tutte le partite. Ieri hanno invece vissuto un'autentica giornata di gloria nei match più attesi di questa giornata, perché il Napoli è andato ad espugnare il campo della Lazio, nonostante le tante polemiche poi sollevate proprio dall'ex allenatore dei partenopei Sarri per una direzione arbitrale contestata. Comunque sia, ancora una volta eroe della partita il difensore coreano Kim, e soprattutto cara sveglia al quarto gol dal suo arrivo, davvero un giocatore che sta avendo un grande impatto, così come, e non possiamo certamente ignorarlo, l'impatto che ha avuto Rafa Leao nel derby di Milano, un derby in cui l'Inter aveva trovato il gol del vantaggio, poi si è scatenato il portoghese con due gol di grandissima, pregevolissima fattura e un assist per un successo che dunque segna il ritorno in vetta del Milan. Ma come detto, si attendono gli altri risultati, soprattutto quelli dei match che andranno in scena stasera, Udinese-Roma e domani Monza-Atalanta, che potrebbero cambiare nuovamente tutte le gerarchie, mentre invece nel frattempo si sta giocando al Bentegodi il match fra Verona e Sampdoria. Al momento comanda il Verona dopo il vantaggio di Caputo al 40esimo, il ribaltone arrivato al termine della prima frazione di gioco con l'autogol di Audero e il 2-1 firmato da Doig, che dunque vale il provvisorio, siamo come detto all'intervallo, vantaggio degli Scaligeri. Tutto ciò come detto nel massimo campionato. Segnaliamo anche il pareggio del Bologna in una partita pirotecnica in casa dello Spezia, ma andiamo adesso Luca nella cadetteria, siamo a parlare del campionato di Serie B. Ascoli Cittadella 0-0, Bari Spal 2-2, Brescia Perugia 2-1, Cagliari Modena 1-0, Frosinone Como 2-0, Genoa Parma 3-3, Regina Palermo 3-0, Suttirol Pisa 2-1, Ternana Cosenza 1-1, Venezia Benevento 0-2. Un campionato finalmente al completo per quanto riguarda i risultati, e possiamo dire che se in Serie A piange Simone Inzaghi, in Serie B sorride suo fratello Pippo, che col successo per 3-0 ottenuto ai danni del Palermo ha portato la Regina al comando della classifica, seppur in ottima compagnia, perché vince anche il Frosinone contro il Como delle Stelle 2-0, il punteggio finale, e anche il Brescia in quello che era un match di cartello contro il Perugia, quantomeno per quanto riguarda la possibilità delle rondinelle di riportarsi in vetta al campionato. 2-1 che vale, come detto, l'aggancio del Brescia ai danni di Regina e Frosinone. Quest'oggi, a proposito di successi speciali, c'è quello del Suttirol arrivato nel posticipo odierno, due rigori di Rover che hanno consentito alla squadra ora affidata a Bisoli di ribaltare l'iniziale vantaggio del Pisa e di concedersi così i primi tre punti nel campionato di Serie B. Andiamo però, come detto, ad occuparci ancora dei professionisti. È iniziata con una settimana di ritardo, ma subito sono già davvero emozioni fortissime nel campionato di Serie C. Luca, dici tutto. Cade il Cesena contro la Carrarese 1-2, poi Ferenzuola Fermana 1-0, Gubbio Aquila Montevarchi 2-0, Recanatese Vissa Pesaro 0-0, Reggiana Lucchese 2-1, San Donato Tavernello Rimini 1-1, Virtus Entella Torres 1-0, mentre Olbia Pontedera, Imolese e Alessandria sono iniziate alle 17.30, domani invece Ancona Siena alle 20.30.
E intanto sta giocando l'Imolese, sta accadendo anche in questo caso un po' di tutto al Galli nel match contro l'Alessandria, che segna il debutto della squadra di Mauro Antonioli, che è in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Aubameyang, ma ciò nonostante successivamente 10 minuti più tardi ha trovato il gol del vantaggio con Stiepovic per quello che sarebbe un risultato davvero pesantissimo anche per le condizioni in cui sarebbe maturato. Ricordiamo che attualmente ci troviamo a 10 minuti dal termine dell'incontro, e allora andiamo a dare un'occhiata alla classifica, quantomeno per sottolineare l'ovvio. Chiaramente le squadre a segno, e sarà così anche nel campionato successivo, che viaggiano a punteggio pieno con i 3 punti a loro disposizione, soprattutto pesanti quelle di 2 squadre attesissime come la Reggiana, che ha battuto la Lucchese per 2-1, o la stessa Virtus Entella, anche qui successo di misura ai danni della Torres 1-0. Come detto, il Rimini, che pure conduceva in casa della San Donato Tavarnelle, ha impattato sull'1-1, e il Cesena a sua volta passato in vantaggio col gol di Steven Spendi, dopo anche un'ottima prestazione ha però ceduto sulla distanza contro la Carrarese e ha incassato una sconfitta che i bianconeri dovranno in qualche maniera vendicare, o comunque sia mettersi alle spalle, perché lo possiamo dire con certezza: già domenica prossima si farà sul serio, ci sarà proprio il derby tra Rimini e Cesena. Sorrisi per quasi tutti, con una eccezione, e lo vedremo tra pochissimo in Serie D, girone D, vediamo i risultati. Bagnolese Sant'Angelo 0-3, Carpi Mezzolara 3-1, Corticella San Maurese 1-3, Fanfulla Crema 3-1, Forlì Salso Maggiore 2-0, Gian Erminio Correggese 4-1, Lentigione Scandicci 1-1, Pistoiese United Riccione 0-0, Ravenna Prato 1-2, Real Forte Querce Italianese 1-1. E allora, con il Forlì che debutta con il successo casalingo firmato dalla doppietta di Variale, la San Maurese, che dopo essere passata in svantaggio trova la forza per non solo pareggiare ma addirittura vincere 3-1 in casa della Corticella. Queste davvero le gioie di giornata per quanto riguarda il campionato di Serie D. Sicuramente possiamo aggiungere a questo novero anche il pari di lusso e di prestigio ottenuto dalla debuttante United Riccione in casa della Pistoiese, squadra retrocessa dal campionato di Serie C. La diciamo nota negativa arriva invece da Ravenna, perché i giallorossi del nuovo tecnico Serpini hanno perso il match di debutto contro il Prato. L'anno scorso il Prato aveva tenuto a battesimo il campionato del Rimini perdendo in quel caso. Quest'oggi invece diverso sviluppo del match e sconfitta per il Ravenna, che ha incassato il KO per 2-1. Chiaramente poi tutte le altre, abbiamo visto la graduatoria, Gian Erminio, Sant'Angelo, Carpi, Fanfulla, le altre squadre arrivate a punteggio pieno dopo la prima giornata. Siamo invece già alla seconda nella graduatoria che interessa da vicino il nostro ospite Siverio Scalegni, del dirigente della Sampa Imola, che troveremo a punteggio pieno. Intanto vediamo i risultati. Bentivoglio Cattolica 3-3, Cavaronco Diegaro 2-2, Classe Progresso 0-3, Comacchiese Victor San Marino 0-1, Medicina Masi Torello 2-1, Pietracuta Castenaso 1-2, Russi Sant'Agostino 4-1, Sampa Ibola Gran Amica 2-0, Savignanese Tropical Coriano 3-0, Val Santerno del Duca Grama 0-0. E allora le attesissime Castenaso e Victor San Marino, le squadre forse più attese del torneo, che comandano la classifica insieme però, come detto, al Sampa Imola. 6 punti, davvero il l'amplein di risultati per un campionato che però vede anche il ritorno della Savignanese dopo il pareggio in rimonta ottenuto al debutto in casa della Cattolica. Quest'oggi Franco 3-0 ottenuto contro il Tropical Coriano. E poi attenzione anche al Russi, di cui quest'oggi vi faremo vedere anche le immagini, che si è disfatto del Sant'Agostino con un roboante 4-1. Non si è certamente scherzato neppure tra Bentivoglio e Cattolica con un
3-3 ricco davvero di emozioni, di gol e di colpi di scena. Cade invece pesantemente il Classe, trafitto dal Progresso sul 3-0. Scalegni, un primo commento, vedere il Sampa Imola al comando della classifica, siamo alla seconda giornata, non è un'illusione ottica, comunque è sintomo di un ottimo inizio da parte. Sì, siamo alla seconda giornata, quindi la classifica non vuol dire niente ancora. Siamo partiti sicuramente bene, col piede giusto, i ragazzi stanno seguendo le direttive del nuovo staff tecnico, sono molto bravi, si impegnano, lo staff dà tutto per insegnare a loro, e le prime due partite si è vista tante cose in campo di quello che durante la settimana viene provato. Siamo una squadra molto giovane, con qualche giocatore esperto, molti giocatori sono i nostri del settore giovanile, quindi il nostro obiettivo è quello di valorizzare più giovani possibili, facendo un campionato dignitoso, portando il nome del Sampa Imola più in alto che si può. Quindi i valori in campo si inizieranno a vedere fra un mesetto, quando tutte le squadre saranno andate un po' in condizione, poi dopo iniziano i turni infrasettimana, quando siamo a ottobre, lì iniziano a vedersi i valori in campo. Staremo a vedere allora l'evoluzione di questo campionato di eccellenza, tornato come già detto la settimana scorsa ad avere ben 20 squadre, davvero sarà una lunga maratona, quella che attende anche il Cesena, di cui tra pochissimo andremo a vedere gli highlights e lo faremo grazie all'aiuto di Luca Leoni, ma per il momento ci fermiamo per pochissimi secondi. Regia. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità, tutto in una parola. Si dice FAM Batterie Meddola. FAM Batterie, azienda leader nel settore da 45 anni, soddisfa tutte le esigenze di energia. Alla FAM puoi trovare batterie per auto, moto, veicoli speciali per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato, incluso il servizio di installazione. All'avanguardia anche per batterie a litio. Se vuoi andare sul sicuro, scegli FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Consulta il sito FAM Batterie per ogni tua esigenza. SAC Petroli porta energia a casa tua e al tuo lavoro da oltre 40 anni. Grazie ad uno staff specializzato ed una struttura all'avanguardia, realizza impianti a GPL domestici, avicoli e industriali, eseguendo controlli periodici su bombole e serbatoi per garantire un'energia sempre sicura nel rispetto dell'ambiente. SAC Petroli offre anche il servizio di manutenzione e vendita di caldaie e condizionatori delle migliori marche e la consulenza sulle offerte più convenienti per la fornitura di energia elettrica e gas metano. SAC Petroli, la concessionaria Enigas GPL, più dinamica d'Italia. Nel match del Galli contro l'Alessandria siamo giunti a 2 minuti dal termine e siamo arrivati quantomeno invece in parità di effettivi in campo, perché è arrivata anche l'espulsione del giocatore dei grigi Silla, dunque 10 contro 10 in campo, ma sempre 1-0. Decide il gol di Stiepovic arrivato al 76esimo minuto. È invece andato in archivio il precampionato del Cesena, quest'oggi primo impegno stagionale, è però arrivata una sconfitta casalinga contro la Carrarese col punteggio di 2-1. Luca, raccontaci tutto. Finalmente torna in campo anche il Cesena, lo fa di fronte al proprio pubblico con una parola d'ordine: rivoluzione. Dalla società con il nuovo DS Stefanelli alla panchina guidata da Mimmo Toscano, passando per l'intera rosa. Con 6.000 spettatori sugli spalti, Toscano rinuncia ad Albertini e Corazza per squalifica e lancia i gemelli Spendi in avanti. È un Cesena che si rende subito pericoloso. Nei primi minuti di gioco siamo al 20esimo, la punizione di Calderoni col sinistro che sorvola la porta difesa da Satalino. Rispondono gli ospiti, siamo al 21esimo, un liscio di Prestia sulla rimessa laterale favorisce appunto Duria che si presenta dal limite, calza ma blocca Lewis. Un Cesena che passa addirittura in vantaggio al 22esimo, un contropiede manovrato dai gemelli Spendi, il pallone che viene lanciato e viene tenuto in gioco in questo modo da Saber e da quella posizione Steven Spendi punisce. Prima marcatura stagionale per lui, prima marcatura stagionale per il Cesena, lui che era stato il capocannoniere del campionato di primavera
Serie B della scorsa stagione, ma delizioso non solo il lancio a cercare Saber, ma soprattutto quello che fa Saber, come possiamo vedere a breve. Dopo l'esultanza di Steven Spendi, un'emozione grande per questo ragazzo che segna davanti al proprio pubblico e davanti alla propria curva. Curva che è gremita di spettatori, ma rivediamo l'azione del Cesena, un pallone molto lungo in realtà tenuto in gioco da Saber che sorprende lo stesso Satalino e sul quale si avventa Steven Spendi per il vantaggio del Cavalluzzo contro la Carrarese. Siamo al 29esimo, ancora il Cesena in avanti, una punizione toccata velocemente, il pallone che viene messo dalla sinistra, un batte e ribatti, la difesa respinge e poi ci prova di prima intenzione Saber, il pallone che sibila il palo, poteva essere il 2-0 di un grande protagonista fino a questo momento, Saber. 47esimo, sempre sul finire del primo tempo, il Cesena ora deve difendersi dall'attacco della Carrarese, ma si innesca un contropiede, come possiamo vedere, manovrato dallo stesso Saber e dai gemelli Spendi, con Calderoni che ci prova e calcia sull'esterno della rete anziché cercare Christian Spendi, che era in mezzo, reclamava il pallone sul secondo palo, poteva essere un'occasione importante. Nella ripresa il leitmotiv non cambia, ancora un Cesena in avanti, il pallone servito da Steven per il gemello Christian che spreca praticamente dal dischetto del rigore, errori che come vedremo a breve verranno ovviamente pagati a caro prezzo perché il Cesena ha un'altra occasionissima, in questo caso siamo al 14esimo, il pallone scaricato da Saber per Zecca che spara altissimo, un Cesena che si affaccia spesso sull'area avversaria ma non riesce a trovare il gol del raddoppio e nel calcio si sa, questi errori vengono puniti perché il Cesena ha un'altra occasione al 20esimo praticamente della ripresa, sempre con Spendi, il tiro rasoiato diagonale che esce di pochissimo, in questo caso era Steven Spendi che reclama un calcio d'angolo ma per l'arbitro ovviamente non c'è nulla. E allora il calcio è questo, siamo al 21esimo, la Carrarese si affaccia sostanzialmente per la prima volta dalla parte opposta, un tiro che viene respinto da Luca Lewis, il primo sussulto da parte degli ospiti e un Cesena che ci riprova in avanti con questa rovesciata al 25esimo da parte di Cioffi che esce di qualche metro sopra la traversa, un pareggio che arriva al 27esimo, un'azione personale, il pallone che viene messo in mezzo, il controllo perfetto di Zannetti che senza nemmeno guardare la porta trafigge Luca Lewis e trova un gol stupendo, soprattutto come possiamo vedere a breve dalle immagini per il controllo orientato da parte di Zannetti. Vediamo il lancio a cercarlo, difende bene il pallone su Coccolo, il controllo orientato e poi il diagonale perfetto che, su cui appunto Luca Lewis non può farci nulla, un'autentica delizia. Dal controllo lo stop, si gira, segna e pareggia la Carrarese. Una Carrarese che ci ha preso gusto perché siamo al 36esimo, fa tutto da solo Bozanai, porta a spasso Coccolo e dai 20 metri trova un gol straordinario che ribalta completamente la partita, un Cesena sprecone, una Carrarese cinica che nel giro veramente di pochissimi minuti, di 8 minuti dal 27esimo al 35esimo ribalta il match e lo porta a suo favore, porta a spasso come possiamo vedere Coccolo colpevole in un certo senso su entrambi i gol di una certa passività e poi il destro perfetto che sfiora il palo ed è l'ultima azione di un match che il Cesena aveva portato in vantaggio, aveva anche giocato una buona frazione, aveva sprecato, ma questo è il calcio, la Carrarese ne segna due e vince la partita al Manuzzi. È così Silverio, il calcio ti punisce magari quando stacchi un momento la spina, soprattutto al debutto quando la squadra non è ancora pronta. Sicuramente loro hanno cambiato tanti giocatori, lo staff tecnico, tutto, quindi un po' di amalgama ci vuole, è vero che il precampionato è stato molto lungo, hanno fatto anche delle amichevoli importanti dove ha ben figurato il Cesena e alla distanza con l'organico che c'ha e lo staff tecnico che c'ha non dovrebbe avere dei grossi problemi a recuperare questo incidente di percorso alla prima giornata. Se già adesso iniziamo a fare dei processi al Cesena alla prima giornata ci mancherebbe altro, non arriviamo neanche a Natale.
Anche perché Luca si è partito subito toscano con delle scelte precise, anche sorprendenti, due gemelli titolari e, possiamo dirlo, protagonisti assoluti del match, con tante occasioni, alcune davvero uscite di un non nulla, la stessa presenza di Luca Lewis tra i pali, che ha insomma specificato come toscano non guardi in faccia i nomi ma punti magari sui giocatori che vede più in forma, anche se quest'oggi il risultato per gli episodi che abbiamo visto non gli ha dato ragione alla fine dei 90 minuti di gioco. Sì Andrea, se per Allegri ci sono le categorie, per Toscano evidentemente no, perché tutti partono dallo stesso punto di partenza. La scelta dei gemelli Spendi è una scelta che in realtà nelle amichevoli si è vista e quindi lui probabilmente ha confermato due ragazzi che erano in fiducia in uno stato di forma ottimale, comunque buona, hanno fatto bene, anche se c'è da dire, ma data l'età si può giustificare, hanno sprecato troppo, ma come ha sprecato tutto il Cesena. E anche in porta mi ha sorpreso la scelta di Luca Lewis, in un certo senso incolpevole sui gol, perché arrivano da due prodezze, tanto il primo di Zanetti, anche quello di Bozanai, che era entrato tra l'altro nella ripresa, non poteva farci nulla. Questa è la dura legge del calcio, puoi creare tanto, puoi anche giocare un buon calcio a livello tecnico, come si è visto anche nelle altre amichevoli, l'ultima con quella del Padova, però quando arrivano questi gol ti tagliano le gambe, come anche detto in precedenza, non bisogna fare processi al Cesena. È anche vero che con il Rimini, che non ha vinto, e la prossima settimana c'è il derby, è un derby che si scalda tanto perché entrambe cercano i tre punti. Intanto però Steven quest'oggi ha trovato la via del gol, il ragazzo dal polsino nero, quello che Toscano gli ha imposto per distinguerlo dal gemello Christian anche durante il match, l'abbiamo visto proprio in azione. Beh, andiamo però a sentire le dichiarazioni del tecnico del Cesena, Domenico Toscano, al termine del match, perso contro la Carrarese. Noi non siamo riusciti a cambiare, a adeguarci, anche diventando più sporchi, più brutti, è quello. Però è importante capire anche queste cose, perché sono cose che capiteranno nell'arco del campionato, non c'era capitato mai fino ad oggi. Ho detto ai ragazzi, oggi abbiamo capito che campionato andiamo ad affrontare, bisogna fare tesoro di questa partita, di capire che non si può andare sempre a 200 all'ora, si deve adeguarsi anche a diventare brutti per portare a casa il risultato. Poi è normale, se fai il 2-0 due volte hai sbagliato il secondo gol, la partita magari la porti a casa, però non è quello, perché può capitare che non capitalizzi tutto quello che produce e magari ti deve adeguare alla partita che sta cambiando. All'inizio del secondo tempo due contrasti già mi avevano fatto capire che eravamo più aggressivi come prima, volevamo portare a casa la partita senza voler ripartire più, voler essere più aggressivi, e questo non te lo puoi permettere in questo campionato, e oggi è stata la dimostrazione e ci fa capire tante cose. Cosa in più? E allora siamo tornati in onda, insomma, una Cesena che deve diventare più brutto, sporco in queste situazioni, così ha detto Domenico Toscano, un Cesena che deve crescere anche da questo punto di vista, visto che i valori chiaramente ci sono e dovrà dimostrarli nel corso della sua stagione, così come dovrà fare il Rimini, di cui ci occuperemo subito in apertura della seconda parte. Un Rimini che quest'oggi ha pareggiato il suo match di ritorno tra i professionisti. Fermiamoci però adesso davvero pochi minuti e poi, come detto, ci affaceremo sia sulla Serie C ma anche sulla Serie D. Regia. Ideal System, specialista nella realizzazione di celle frigorifere industriali e commerciali, impiantistica, strutture metalliche, porte e piani di carico, tamponamenti e coperture. Un'ascesa costante ha portato Ideal System a raggiungere l'eccellenza nel settore. Le più innovative tecnologie al servizio del cliente, con progetti curati nel dettaglio e un servizio di assistenza sempre attivo. Ideal System, con sede a Cesena, opera su tutto il territorio nazionale e all'estero. Ideal System, soluzioni ideali per sistemi industriali. E
E allora siamo nella seconda parte della nostra trasmissione, abbiamo iniziato a vedere quello che riguarda il campionato di Serie C con la sconfitta casalinga della Cesena contro la Carrarese. Possiamo però dare una notizia, ovvero sia il successo dell'Imolese arrivato a buon fine sull'Alessandria 1-0, il punteggio finale dopo ben 11 minuti di recupero segnalati, un'altra espulsione, quella di Speranza, per quanto riguarda l'Alessandria che ha terminato in 9 uomini dopo Silla, l'espulsione anche di Ajimi Yang al 68esimo minuto del match per l'Imolese e chiaramente questo il risultato che ci viene proposto nella nostra grafica, l'Imolese che può fregiarsi dunque di miglior squadra nella prima giornata del campionato della Romagna grazie a questo successo che la lancia sicuramente in ottime acque, lo vediamo, e anche in ottima compagnia Gubbio, Carrarese, Reggiana, Fiorenzuola, Olbia, Entella e, come detto, i rossoblù dell'Imolese. A un punto avete visto invece il Rimini, quest'oggi il debutto in casa del San Donato Tavarnelli, è finito il match col punteggio di 1-1. Vediamo tutto quello che è successo nel servizio. E allora dalla pool scudetto al debutto tra i professionisti, i destini di San Donato Tavarnelli e Rimini tornavano a incrociarsi per uno scherzo del calendario, le due squadre che avevano vinto l'anno scorso i gironi D ed E del campionato di Serie D, dunque per entrambe un debutto tra i professionisti. All'epoca il match si era concluso, manco a dirlo, sull'1-1 e al 15esimo minuto è il Rimini a far vedere di essere già pimpante in palla. Vano, uno degli ultimi acquisti di lusso dei biancorossi, a cercare il vantaggio, non lo trova nella circostanza, lo trova però al 18esimo. Tanasa apre sulla destra, l'ex Cesenate Allievi la sponda di testa per Vano, gol e subito esultanza per il Rimini che, come detto, fa vedere subito i muscoli in casa della San Donato Tavarnelli con un giocatore che dovrà essere determinante per i destini della squadra allenata anche in questa stagione da Marco Gaburro. Colpo di testa che non lascia scampo al portiere Cardelli. Rimini, come detto, che fa la partita in tutta la prima mezz'ora di gioco. Altra chance su questa percussione dalla sinistra. La conclusione viene rintuzzata, quella di Tanasa. Si sveglia però nel finale di primo tempo il San Donato Tavarnelli, calcio di punizione battuto da Russo e l'uscita sicura comunque sia del portiere Galeotti. Spostiamoci di un minuto appena, ancora in attacco il San Donato Tavarnelli, ancora in azione la possibilità per la conclusione pericolosissima di Russo, questa volta servono gli straordinari del portiere ospite. C'è però il corner, altra palla che spiove, altra possibilità sempre per il numero 10, sempre per Russo che spara però alle stelle. Ultimo minuto della prima frazione, il Rimini scappa via sulla destra con questa grande chance creata da Del Carro. L'anticipo proprio in extremis ai danni di Vano. Poteva essere un raddoppio davvero splendida, la finta di corpo con cui Del Carro aveva inaugurato l'azione con poi l'assist che non è arrivato a buon fine. Siamo già nella ripresa con la possibilità per il San Donato Tavarnelli, innanzitutto ancora sempre Russo a cercare di trascinare i suoi al 54esimo e poi al 57esimo, azione pericolosa da parte di Galligani, palla sull'esterno della rete. È però cresciuta la squadra toscana, si vede anche al 62esimo come raccolga i frutti. Cross dalla destra, perfetto, quello di Cercani. Colpo di testa, vincente, sotto misura di Gorelli. Il pareggio del San Donato contro il Rimini su un buco difensivo causato dal calcio d'angolo, tutti schiacciati nella propria area e svetta più alto di tutti, come detto, Gorelli per il pareggio.
Il Rimini però ha il merito di non uscire dalla partita, anzi di credere ancora nella possibilità di vincerla. Piscitella cerca il destro a giro. Grande risposta di Cardelli, si resta così sempre sull'1-1, riapprezziamo il tutto nel replay, aveva scelto l'angolo giusto, ottima però anche la risposta del portiere di casa. Match che a questo punto diventa sicuramente più godibile, due squadre aperte in questo momento, due squadre che cercano con convinzione il gol del vantaggio qui. La grande chance, ancora a beneficio della San Donato, colpo di testa in sottomisura, grande risposta di Galeotti, così come è incredibile come Mencagli, che era in posizione regolare, si divori letteralmente il gol del vantaggio, cercando uno scavetto, come vediamo, a tu per tu col portiere, cerca forse la soluzione più raffinata, ma non quella vincente. 91esimo minuto, ancora il Rimini che dialoga sulla destra, grande chance, grande possibilità per l'ingresso in area di rigore e alla fine evitato l'impatto, Mencagli si era inserito in questa circostanza. Ancora il Rimini in attacco, si lotta sulla sinistra, alla fine vince il duello Sereni, il cross successivo leva letteralmente il pallone dalla disponibilità di Mencagli, l'uscita del portiere Cardelli proprio nel quarto minuto di recupero e vediamo ancora come sia specializzato quasi in posizione di assist man, in questo caso Pasa, per cercare il cross vincente, niente da fare per lui. Dopo sei minuti di recupero invece arriva il triplice fischio, come detto il Rimini al debutto che pareggia in casa del San Donato Tavarnelle, match terminato sull'1-1. E Luca, in ottica derby, come detto, ci sarà domenica prossima un Rimini che dimostra di essere sicuramente ben concentrato, quest'oggi ha, si può dire, sfiorato il colpaccio in casa del San Donato. Sì, era andato in vantaggio, come hai detto tu Andrea, un Rimini comunque che anche sul mercato, grazie al DS Maniero, si è mosso bene, anche l'attaccante che ha segnato, Vano, una vecchia conoscenza anche per chi ha seguito il Cesena l'anno scorso con la Pistoiese, un centravanti importante, ha confermato il blocco squadra, mancavano giocatori come Santini, quindi è un Rimini che da canto suo, come hanno dichiarato loro, partirà per una salvezza tranquilla, è comunque una squadra a mio avviso attrezzata anche per qualcosa di più. È ovvio che anche l'impatto con la categoria è sempre particolare, pareggiare in trasferta può essere, diciamo, in un certo senso positivo, pur tenendo conto che anche gli avversari, appunto, il San Donato erano in neopromossa. Questo perché, appunto, non è mai facile impattare con una categoria come la Serie C. Quindi il derby di domenica, come abbiamo anche ribadito poc'anzi, sarà un test, una prova per entrambe le squadre per certificare, anche se siamo agli inizi del campionato, il valore delle rispettive rose. Di certo ha inaugurato nel migliore dei modi il proprio percorso il Forlì, quest'oggi match casalingo contro il Sasso Maggiore, squadra beneficiata del ripescaggio grazie al successo ottenuto l'anno scorso nella Coppa Mineti, dopo un campionato piuttosto anonimo nella eccellenza, quest'oggi il Forlì non voleva sbagliare la propria mossa e effettivamente non l'ha sbagliata, 2-0 il risultato finale. E allora andiamo subito a vedere quello che è accaduto quest'oggi al Morgagni. Una Forlì che ha scelto la linea della continuità per quanto riguarda la guida tecnica, avanti dunque con Mattia Graffiedi, che tanto bene aveva fatto nella seconda parte della passata stagione e a cui la dirigenza biancorossa ha affidato una squadra rinnovata ma con valori importanti. E dopo la sconfitta rimediata nel primo turno di Coppa sul campo della Coregese, i Galletti quest'oggi cercavano maggior fortuna contro il Sasso Maggiore, che si presenta così al terzo minuto di gioco. Tutto nasce da un corner, poi la conclusione vediamo completamente sbagliata, ma la palla con un flipper resta viva per la grande chance a beneficio di Santiago de Sagasti Ball, conclusione sul fondo. Eravamo al terzo, dopo una fase di stasi, al 22esimo il Forlì si affaccia per la prima volta in area di rigore avversaria con Caprioni, alta la sua battuta.
Sette minuti più tardi è sempre l'ex giocatore di Massa Lombarda e Lentigione a cercare l'angolo più lontano con questo sinistro fuori davvero di un nulla, ma il Forlì sta crescendo di colpi, sta cercando sempre con maggior convinzione la via del gol, trova il varco giusto con cui inserirsi Variale. È suo il primo gol in campionato, il gol di Antonio Variale che consente al Forlì di passare in vantaggio contro il Salso Maggiore. Dopo questa bella esecuzione di Variale, l'altrettanto pregevole esecuzione di Berti che coglie il palo alla destra di Ravaioli, brivido per il Forlì al 34esimo minuto, erroraccio invece al 41esimo di Brunani che commette un fallo che viene sanzionato con l'espulsione, il fallo ai danni di Fusco, dunque Salso Maggiore sotto di un gol e sotto anche di un uomo, quantomeno a tutto ciò al termine della prima frazione di gioco, anche perché al terzo minuto della ripresa cambia ancora la situazione, c'è un fallo ingenuo in questo caso commesso da Scalini, secondo giallo per lui, espulsione e dunque si torna in 10 contro 10, si torna a commentare un match equilibrato quantomeno da questo punto di vista. Intanto il Forlì però può beneficiare di spazi clamorosi come quello che trova ancora Variale, saltato il portiere e decretata la sua doppietta 2-0 per quanto riguarda il Forlì in un gol fotocopia rispetto a quello che abbiamo visto nel primo tempo. Variale sempre abile a sfruttare le chance che gli capitano. Salso Maggiore pericoloso al 13esimo con Mingiano, conclusione respinta però dal portiere del Forlì. Forlì ancora in attacco, vuole incrementare il proprio bottino con questa conclusione alla fine fatta sua per quanto riguarda il pallone dal portiere ospite Galletti, sempre dello scatenato Variale. 27esimo minuto, c'è anche Elia Ballardini che ottiene il dai e vai con questo bel colpo di tacco a servire la conclusione, quello di Tascini. Forlì che chiude così l'impresa, vince 2-0, il primo match del suo campionato. E allora parliamo di Forlì, lo facciamo con Silverio Scalegni. Bella vittoria per i biancorossi. Sì, sicuramente su quello che si è visto in campo è stata meritata la vittoria. Il Salso Maggiore l'anno scorso è arrivata sesta, se non mi sbaglio, nel campionato, sì, girone A. Sì. È andata in finale di Coppa Italia a livello nazionale col Barletta, che aveva già vinto il proprio campionato, quindi si è trovata ad andare in Serie D. Non so quanto voluta e quanto cercata da parte del Salso Maggiore. Il Forlì sulla carta non può essere una squadra da rimanere in Serie D, deve fare compagnia alle sue gemelle Cesena e Rimini, non può rimanere sempre in questa categoria, perché per la città, per la tradizione, per l'impianto meritano qualcosa in più. Potrebbe profilarsi, Luca, un duello, anche se quest'oggi la classifica non lo dice, vista la sconfitta del Ravenna, però un nuovo duello in marca biancorossa contro giallorossi, quello che abbiamo visto l'anno scorso col Forlì, che potrebbe essere sicuramente una variabile impazzita per il campionato di Serie D. Sì, Andrea, assolutamente potrebbe profilarsi un derby tra Ravenna e Forlì, anche perché Ravenna, dato il risultato dell'anno scorso, in un certo senso ha il dovere di replicare e magari far meglio, quindi la promozione. Il Forlì parte sempre con grandi aspettative, è una squadra che comunque investe sul mercato, sono soddisfatto del fatto che abbia confermato Graffiedi, perché l'anno scorso da quando è arrivato ha fatto bene ed è un allenatore che sa lavorare con i giovani, e poi ha comprato questo Variale che abbiamo visto in qualche amichevole, nonostante la sconfitta pesante col Cesena, è stato uno dei pochi a salvarsi e oggi ha segnato una doppietta. È un giocatore che per la categoria, da quel che si è potuto vedere da queste immagini, sa il fatto suo, e il Forlì, se mantiene una compattezza di squadra che ogni tanto magari è mancata, di certo potrà dire la sua, perché comunque, come si è detto poc'anzi, la piazza di Forlì lo merita. Di Forlì parleremo nel corso di questa stagione di fischio finale, di Ravenna parleremo tra pochissimo, dopo una serie di brevissima di suggerimenti pubblicitari, pochissimi secondi, e poi grazie a Luca Leoni commenteremo quello che è accaduto quest'oggi tra Ravenna e Prato. Regia.
la commerciale agricola di Bini Giovanni S.p.A., punto di riferimento per la vendita e il noleggio di macchine agricole, industriali e per il giardinaggio. Concessionaria New Holland, rivenditore dei più importanti marchi. La nostra forza è un servizio assistenza con officine mobili di pronto intervento. Automezzi per trasporti anche eccezionali, tecnici altamente specializzati. Fornitissimo magazzino di ricambi originali. Disponiamo inoltre di un vasto parco di macchine usate, controllate e garantite. Un centro servizi per consulenza tecnico-agronomica, fiscale, assicurativa e finanziaria. La commerciale agricola di Billy Giovanni S.p.A. Sede a Forlì, via Dragoni 114, filiali Rimini Fano. www.lacommercialeagricola.com. E allora davvero siamo stati di parola dopo un singolo suggerimento pubblicitario. Eccoci di nuovo in Serie D, eccoci a parlare della match fra Ravenna e Prato. E allora è arrivata la sconfitta per il Ravenna, sorpreso sul 2-1 dai toscani. Sentiamo tutto, come detto, con Luca Leoni. Debutto in campionato per il Ravenna di mister Serpini, lo stesso che nella scorsa stagione aveva guidato il Lentigione. Dopo la batosta subita nella prima uscita di Coppa contro l'Adriese, i giallorossi vogliono rifarsi contro il Prato tra le mura amiche del Benelli. Toscani che invece in Coppa hanno superato lo Scandizia ai rigori, e Serpini che conferma appunto il suo 3-5-2. Dirige l'arbitro Collier di Gallarate. Sono i padroni di casa subito a rendersi pericolosi. Siamo al quarto minuto di gioco, il cross dalla sinistra per Carrasco Nunes, che da pochi passi spara alto sopra la testa di Nucci. Passiamo con le immagini al 25esimo, sempre Bizantini in avanti sulla sinistra, il tiro, la conclusione di Spinosa che sfiora il palo. Nucci era sull'angolo giusto, ma la conclusione resta pericolosa da parte di Spinosa. Un'altra conclusione al 32esimo è con Dorsi, una Ravenna che si affaccia nell'area avversaria del Prato, vuole subito mettere le cose in chiaro, ma è un Prato che risponde con questa semi rovesciata da parte di Angeli al 44esimo della prima frazione di gioco. Tre minuti dopo, sempre gli ospiti, sempre i toscani, sono in avanti, questo batte ribatti, un giocatore che rimane a terra e in questo caso si ferma il gioco da parte del direttore di gara. Vediamo inquadrati i giocatori per questo fallo al limite e c'è subito un'espulsione per il Ravenna in questo caso. Dalla punizione ci prova Trovade, ma viene respinta. L'espulsione, scusate, da quel che si risulta era da parte di Carrasco. Dunque un Ravenna che rimane in 10, siamo con le immagini alla ripresa perché il Prato, forte della superiorità numerica, si affaccia dalla porta di Fontanelli, in questo caso con Nicoli. Un Ravenna che, nonostante l'uomo in meno, prova una reazione al 11esimo della ripresa. Il tiro di Guidone si distende con i guantoni. Nucci al 12esimo, sempre il Ravenna in avanti, il colpo di testa viene bloccato dal portiere e dunque un risultato che rimane per il momento invariato, ma le emozioni non tardano ad arrivare. Il Prato al 18esimo con il colpo di testa di Ba che si stampa sulla traversa, brivido per i bizantini, ma un brivido che diventa incubo in un certo senso due minuti più tardi al 20esimo, perché arriva il gol degli ospiti con Aprili, il numero 8, con una giocata da biliardo. Il pallone viene messo in mezzo, di prima intenzione trafigge Fontanelli e porta in vantaggio gli ospiti. Il Ravenna ci prova, cerca quantomeno il pareggio, un'azione personale di Abbey, ma viene bloccata dal portiere ospite Nucci. E dunque, se il gol il Ravenna lo sfiora, il Prato lo può agguantare poco dopo. Siamo infatti al 30esimo, una punizione dal limite, dalla battuta va il numero 3, Shannamè, in questo modo punisce il portiere di casa Fontanelli, raddoppio del Prato, una punizione praticamente perfetta da un'ottima posizione di gioco. Ravenna che però trova in questo modo, anche in un certo senso fortuito, il gol che accorcia le distanze con Abbey, che era entrato bene in partita, un'occasione pochi minuti prima,
Ma siamo veramente sul finire della partita. L'ultima emozione capita proprio alla Ravenna al 49esimo. Reclamato un calcio di rigore su Guidone, le proteste del numero 17 per questo sgambetto a sua detta da parte dell'avversario. Ma per l'arbitro ormai non c'è più tempo, perché l'azione prosegue poco dopo, ma arriva il triplice fischio. Dunque il Ravenna cade sotto i colpi degli avversari con i gol di Aprili e Chanamè. Il Prato supera il Ravenna 2-1. Tutto ciò, come detto, nel campionato di Serie D, di cui ci occuperemo diffusamente, come anticipato nel corso di questa nostra stagione, ma altrettanto faremo e facciamo subito per l'eccellenza, perché quest'oggi il Russi debuttava di fronte al pubblico amico nel match casalingo contro il Sant'Agostino. Beh, non si può dire che sia andata male. Ai Falchetti è arrivato un 4-1. Che ha sicuramente rilanciato la squadra ora affidata a Oscar Farnetti. Andiamo a vedere gli highlights. Regia. Si gioca dunque tra Russi e Sant'Agostino nella speranza di riscattare i due match del debutto, le due sconfitte contro la quotata Victor San Marino e il sorprendente Pietracuta. Si avvertiva già il bisogno dunque di partire col piede giusto dopo quel episodio, come detto, iniziale. E noi ci spostiamo con le immagini già al terzo minuto di gioco, con la punizione di Gessoni per gli ospiti, palla che però sfila sul fondo. Ospiti che al primo affondo del Russi vanno però sotto. Siamo al 14esimo minuto, una sponda di Nisi che diventa ottima per Garavini. È lui abile a beffare il portiere Costantino con un tocco preciso sul primo palo. Esultanza direttamente con i compagni di squadra seduti in panchina. Russi avanti in un match dai ritmi blandi, sicuramente comprensibili visto il caldo che quest'oggi avvolgeva anche il Bruno Bucci. Ci prova proprio Nisi con una conclusione sul fondo al 22esimo e poi ancora il Russi in attacco con questa azione che nasce sulla sinistra. Un duello vinto e alla fine il sinistro alto sopra la traversa è quello di Garavini. Con le immagini ci spostiamo al 43esimo, la prima vera reazione della Sant'Agostino che si fa minaccioso solo dalla distanza con la battuta comunque sia centrale, comoda, la risposta di Sarini su Gherlinzoni. Ancora Sant'Agostino che chiude molto bene il primo tempo, anche in questo caso però manca la potenza a Iazzetta. Il Russi però non si ferma e anzi c'è Nisi che dialoga ottimamente con Brigliadori. La conclusione salvata sulla riga di porta e poi l'incredibile svarione della difesa del Sant'Agostino che praticamente fa prego scomodi a Brigliadori che non ci pensa su due volte, firma il 2-0, un autentico blackout della difesa sia del portiere che del difensore. Russi avanti sul 2-0 al termine del primo tempo. Russi che cerca anche il tris con questa conclusione alta di Saporetti. Sant'Agostino che però ha sicuramente un rigurgito di speranza con Gherlinzoni che batte, conclusione respinta dall'ottimo intervento di Sarini che poi si supera successivamente anche su Darragi. Sempre 2-0 per il Russi, ma il Sant'Agostino trova il contatto per il rigore. Va giù proprio Gherlinzoni con il contrasto di Gualandi e Gherlinzoni trasforma al quarto d'ora la rete della speranza del 2-1 per riaprire un match che però al 25esimo trova nuovamente il Russi attentissimo alla conclusione prima effettuata da parte del numero 7 Brigliadori e poi il gol firmato da Saporetti, anzi prima Garavini e poi Saporetti. Dunque Russi sul 3-1 è vicino anche al poker con questo colpo di testa out di Rossi. Si resta come detto sul 3-1, Gherlinzoni spara sul fondo nella circostanza e poi al 40esimo ancora l'ottima manovra del Russi avvolgente, la possibilità sulla destra per il destro. Anche in questo caso c'è una deviazione, Saporetti
perfeziona così la sua doppietta personale. Rossi che trionfa in questo match anche per alcune ingenuità difensive della squadra ospite, comunque sia, arriva un pesante 4-1. E beh, Silverio, è successo qualcosa di strano nel secondo gol del Rossi, capita magari soprattutto a inizio campionato, però una incomprensione della difesa ospite. Sicuramente una squadra esperta come Sant'Agostino, perché ha un mucchio di giocatori esperti. Adesso noi è diversi anni che non giochiamo contro squadre ferraresi e bolognesi, visto quello che è successo con questi campionati molto ristretti. Sì. Quest'anno torniamo a avere una visione della nostra regione un po' più ampia e torniamo a giocare contro squadre che abbiamo perso di vista, anche se il Sant'Agostino, molti dei giocatori che c'erano 3 anni fa sono ancora lì e sono arrivati altri giocatori dal Masitorello, praticamente si sono scambiati i giocatori. Una squadra col nuovo allenatore Zaccaroni, vecchia conoscenza questa, del calcio anche romagnolo, perché ha allenato Medicina, ha allenato la Vezzola. Certo. Però è una squadra abbastanza esperta, mi hanno detto, io non ho ancora visto niente, abbastanza tempata. Quindi magari questo caldo qui e il ritmo della più giovane Rossi gli può anche aver dato fastidio. Come hai detto te, è stata una partita molto blanda, quindi magari è una squadra che non ha ritmo adesso. Siamo sempre all'inizio, come dicevo prima, sì. Dobbiamo aspettare almeno un mesetto per vedere in che condizioni le squadre si preparano. E noi non aspetteremo invece un mesetto per vedere il filmato della Sampa Imola, lo faremo in apertura della terza parte della nostra trasmissione. Ci fermiamo per pochissimi minuti, torniamo come detto ripartendo dal campionato di eccellenza. Regia. Siamo dunque nella terza e conclusiva parte di Fischio Finale. Come avete visto, siamo tornati nella nostra collocazione naturale, ovvero quella delle ore 19, che ci accompagnerà lungo tutta questa stagione, così come ci accompagnano anche gli aggiornamenti dei campionati che stanno ancora disputando i loro incontri, tra cui la Serie A. È terminato infatti il primo dei posticipi, o per meglio dire l'incontro numero 6 di una giornata completamente frammentaria, quello tra Hellas Verona e Sampdoria. Vi avevamo praticamente già detto tutto al termine del primo tempo, il risultato non è più cambiato, 2-1, vantaggio di Caputo al 40esimo, pareggio per effetto dell'autogol di Audero, 4 minuti più tardi è sorpasso nel secondo minuto di recupero firmato da Doig e dunque 3 punti d'oro per la squadra giallo-blu. Come detto però ci eravamo interrotti mentre vediamo la regia che ci mostra l'aggiornamento di classifica. Il Verona che risale la china nel campionato di Serie A, in eccellenza invece non ha bisogno attualmente di risalire la corrente il Sampa Imola, che dopo 2 giornate è a punteggio pieno. Quest'oggi è arrivato il secondo successo di fila, un successo ottenuto ai danni della gran amica. Vediamo tutto nel servizio. Partenza più che lanciata per il Sampa Imola nella prima giornata di campionato, con tanto di impresa compiuta in casa della Diegaro e 3 punti già in saccoccia. La squadra di mister Orecchia andava subito a caccia di conferme nel primo match casalingo di questa stagione. La sfida ad una gran amica che invece aveva rischiato di rimanere a bocca asciutta nel match contro la Comacchiese, poi impattato sul 2-2 negli ultimi minuti grazie al sigillo di Langella.
palla e ci ha messo appena 30 secondi di gioco per andare a segno Simone Alessandrini, che a lungo aveva inseguito questo gol nella prima giornata. Lo trova subito avanti il Sampa Imola. Con il gol di Simone Alessandrini ci prova anche Derjai dalla distanza, pallone controllato dal portiere ospite, così come la risposta di Treggia su Scala. Insomma, un ottimo Sampa Imola nei primi 13 minuti di gioco, con la squadra padrona di casa che manovra ancora il pallone. L'inserimento effettuato da Torrini, che cerca miglior fortuna sulla sinistra, alla fine commette fallo ai danni di Magagni. Come detto, però, un Sampa Imola subito pimpante e voglioso di fare bene di fronte al proprio pubblico. Con il match che prosegue, siamo al 17° minuto dalla distanza, la battuta effettuata da parte di Torrini e poi c'era Suolo, fallisce l'opportunità del 2-0, Sampa Imola ancora vicino al raddoppio, Granamica che prova a farsi vedere in attacco con questo pallone lanciato in profondità, ma facile preda del portiere Lafiego, sicuramente più pericoloso questo diagonale effettuato da Chinappi, ancora attento il portiere al 33°, ancora però il Sampa Imola con questa conclusione di Bonavita intercettata dal portiere Treggia. Inizio della ripresa, altra possibilità per il Sampa Imola dalla lunghissima distanza, però termina sul fondo questa conclusione, si resta sull'1-0. Spostiamoci al 14° della ripresa, ancora il Sampa, l'azione che nasce dal limite dell'area, Bonavita tiene vivo il pallone, prova in doppia conclusione Derjai, pallone controllato però dalla difesa ospite. Granamica dalla parte opposta con questa percussione in solitaria di Carapici, conclusione che però non arriva perché c'è l'ottima uscita del portiere Lofiego. Protesta intanto l'allenatore Marchini della Granamica, ha sentito tutto il collaboratore del direttore di gara Fundarotto, il collaboratore Hunga di Cesena, arriva l'espulsione e vediamo come sia polemico l'atteggiamento dell'allenatore ospite, il Sampa Imola che a questo punto rompe gli indugi al 33° minuto, trova anche il raddoppio 2-0, il gol che sigla la conclusione virtuale del match, il festeggiamento che vediamo, perché non accade praticamente più nulla fino al quarto minuto di recupero, quando il Sampa Imola può sì festeggiare non solo il gol ma anche il successo. 2-0 che arriva a perfetto compimento, 2-0 ai danni della Granamica. Un match che dunque vi ha visto soffrire poco da quello che abbiamo potuto vedere da questo filmato e ottenere 3 punti meritati, oppure c'è un'altra versione? Lo chiediamo, no. Lo ricordiamo a Silverio Scaleni, dirigente proprio del Sampa Imola. Diciamo che allora, a livello di occasioni da rete le squadre avversarie sia oggi che domenica scorsa non le abbiamo concesso praticamente nulla. Quindi state molto attenti, molto bravi a fare quello che il mister ha chiesto. Oggi siamo partiti che per i primi 30 minuti praticamente c'era solo una squadra in campo, abbiamo creato minimo 3-4 palle gol senza praticamente far mai superare la metà campo ai nostri avversari. Poi sicuramente tenere il ritmo dei primi 30 minuti dopo 2 partite era abbastanza difficile. Siamo calati un po', loro sono una squadra abbastanza fisica che andava molto sulla fisicità, sul contrasto, noi siamo un pelo più leggeri. Abbiamo subito un po' in mezzo al campo la superiorità loro, fisica soprattutto, ma non tecnica. Ci hanno messo in difficoltà con qualche pallone lungo, ma niente di difficoltoso per la nostra retroguardia e il nostro portiere. Nel secondo tempo loro sono partiti forte nuovamente, noi li abbiamo attesi nella nostra 3/4, però anche lì delle vere occasioni da gol non le hanno create. Noi abbiamo fatto un paio di ripartenze importanti, in una di queste praticamente loro hanno fatto uno svarione immenso, Bonavita si è trovato tutto preso col portiere, ma in precedenza avevamo avuto un paio di contropiedi di Alessandrini e dello stesso Bonavita che non abbiamo portato a termine. Però a livello di sofferenza sul piano delle occasioni da gol ne abbiamo concesse, sulla difficoltà di stare in campo contro una squadra fisica per 90 minuti con quel ritmo, qualcosa abbiamo subito, però siamo solo all'inizio, quindi la condizione fisica
per i 90 minuti non c'è ancora. Chiedo proprio un parere su Simone Alessandrini, che nel primo match contro il Jägero aveva cercato con grande convinzione la via del gol. Quest'oggi l'ha trovato dopo 30 secondi, forse un gol da record da questo punto di vista. Comunque sia, un giocatore apparso forse col fisico leggero che gli dà possibilità di essere subito in forma. Lui è partito con una determinazione quest'anno veramente... Cioè lui ha trovato nell'allenatore nuovo nuovi stimoli. Certo. Nuovi stimoli, e lui è partito con entusiasmo, con voglia, con vuole di mettersi in luce, di farci vedere. È un ragazzo del 2000, quindi è ancora giovane, vanta già 3 campionati d'eccellenza, un campionato di Serie D Alfonsine, cioè, quindi ha già un discreto curriculum e deve solo essere più concreto, essere più continuo. Speriamo che quest'anno sia l'anno della sua consacrazione, perché come dice il mister, lui ha dei gol nel piede, quindi deve sfruttare le sue capacità tecniche e essere più incisivo per la squadra, ma nelle prime due partite è partito veramente bene, come sono partiti bene in tanti, non solo Alessandrini. Assolutamente. A proposito proprio di ex Alfonsini, ma anche ex Massa Lombarda, è una grande addizione quella di Deriai, giocatore sì, che sicuramente ha grandi potenzialità, e lo ricordiamo giovane under, ma già di personalità nell'Alfonsine e poi grande protagonista anche l'anno scorso. Certo, anche questo è un ragazzo del 98, quindi è ancora giovane, anche lui ha fatto già diversi campionati importanti, l'anno scorso è sceso in promozione in un Massa Lombarda che doveva vincere il campionato, purtroppo per loro non ci sono riusciti, quest'anno abbiamo provato di prenderlo noi, ha accettato le nostre proposte. È un giocatore che sicuramente in mezzo al campo può spostare l'equilibrio, perché ha fisicità, c'ha corsa, c'ha colpo di testa, c'ha tiro, c'ha tante caratteristiche, può ricoprire più ruoli del centrocampo, quindi noi è un giocatore che ci rientra utile e speriamo che porti, oltre che esperienza, perché anche se il 98 ha già esperienza, ci porti anche quei gol dei centrocampisti che sicuramente non abbiamo mai avuto in questi anni. Certo. Che sono importanti anche i gol dei centrocampisti. Domenica ha fatto gol sul calcio di rigore, oggi ha fatto alcune giocate pregevoli, anche lui, detto, lui ha una fisicità un po' diversa di Simone Alessandrini, quindi magari gli vuole un po' più di tempo a entrare nelle condizioni, negli automatismi di questa società, di questa squadra. Chi quest'oggi è andato a segno nel suo primo successo stagionale e comunque sia resta sicuramente tra le candidate importanti di questo campionato per essere protagonista assoluto? Beh, stiamo parlando della Savignanese, quest'oggi successo abbondante ottenuto nel primo match a casalingo, il 3-0, inflitto ai danni del Tropical coreano. Torniamo allora da Luca Leoni, torniamo dal racconto di quello che è accaduto in questo match. Secondo turno di eccellenza che vede protagoniste allo stadio Capanni la Savignanese di mister Montanari e il Tropical coreano guidato da Buzzi. I padroni di casa arrivano dal pareggio in rimonta al Calbi di Cattolica grazie alla zampata di Osayande, ospiti invece usciti sconfitti nell'esordio stagionale contro il Val Santerno. Arbitra il signor Bissolo di Legnago. Ma è subito una partita emozionante, neanche un minuto di gioco e subito la Savignanese in avanti, proprio con Osayande, il tiro dal lancio addirittura del portiere che esce di pochissimo sopra la testa di Fabbri. Un minuto dopo sono sempre i padroni di casa a rendersi pericolosi, in questo caso con il numero 10 Protino, il sinistro che viene bloccato dal numero 1 Fabbri. Risponde il Tropical coreano dagli sviluppi di calcio d'angolo, il pallone che viene respinto e poi ci prova Bartoli, di prima intenzione deve respingere di nuovo coi pugni Papi. Al 25esimo il vantaggio della Savignanese con Protino, il gol del classe 99 dalla respinta di calcio d'angolo si fa trovare pronto e con questo termina il primo tempo, siamo infatti con le immagini. Già nella ripresa al terzo minuto di gioco la punizione di Arlotti che viene respinta e poi ci prova dalla distanza lo stesso Scarponi, conclusione molto alta.
Si riprova Arlotti al sesto minuto di gioco e aveva anche preso le misure giuste perché la sua punizione si stampa sulla traversa, ma la sevignanese punisce con questo assist splendido di Osayande per Pacchioni, che da quella posizione in corna di testa trova il gol del raddoppio. Tutta la gioia di Pacchioni del classe 98, che dunque riesce a raddoppiare per i suoi e arriva al 30, al 21esimo, il gol Cineteca di Mazza del 2004 appena entrato col sinistro. Non può farci nulla Fabbri, una reazione arriva da parte del Tropical Coreano con il numero 10 Arlotti, ma il tiro è a lato e al 46esimo un batti e ribatti da parte della difesa del sevignanese, poi il colpo di testa che si poteva appunto rendere pericoloso, ma per l'arbitro non c'è più tempo. I gol di Protino, Pacchioni e Mazza regalano i tre punti alla sevignanese con questo tris contro il Tropical Coreano. Io direi che possiamo prenderci pochissimi secondi di pausa anche per far rifiatare Luca Leoni, perché verrà interrogato quest'oggi presente proprio nel match di Savignano. Gli chiederemo proprio un'impressione di quello che è accaduto sul terreno di gioco. Dunque linea alla regia per pochi secondi e poi di nuovo insieme. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Mi sono laureato in odontoiatria nel 1997. E in tutti questi anni il lavoro del dentista è cambiato molto. Oggi esistono delle tecnologie che possono rendere le terapie odontoiatriche più sicure e veloci, come la TAC con BIM, il microscopio, il laser e lo scanner per l'impronta senza pasta. Ma le mie tecnologie preferite restano la scienza e l'onestà. E allora, non andare all'estero a curare il tuo sorriso. Scegli Medici Italiani, scegli noi, vieni a trovarci. E allora, come detto e come anticipato, rimaniamo su quello che abbiamo appena visto, la savignanese trascinata dal gol di Protino e da una prestazione sicuramente convincente, Luca, ti chiedo conferma, della squadra di Momo Montanari, che dopo aver ottenuto in rimonta il pareggio al debutto contro il Cattolica, quest'oggi ha dato dimostrazione sicuramente di grande fame e di grande personalità nella match che abbiamo appena visto. Sì Andrea, come tutte le squadre alla fine di Montanari da diverse stagioni a questa parte, una squadra compatta, grintosa, e ha cambiato tanto la sevignanese, ha perso anche delle certezze come il capitano Turci che è passato al Sasso Marconi, però ha un gruppo giovane e davanti si divertono, perché il tridente con Pacchioni, con Osayande e Protino è un tridente che per la categoria è importante, si trovano, si cercano. Anche oggi, nonostante non abbia segnato, mi è piaciuta la prestazione di Osayande, perché l'assist per Pacchioni è perfetto, ed è una squadra che se riesce a sistemare qualcosa dietro, perché comunque il Tropical Coreano ha avuto delle occasioni quantomeno per accorciare lo svantaggio, può essere una squadra che può dire la sua, anche perché Savignano per l'eccellenza è una piazza molto importante. Io chiedo conferma di questo a Silverio Scalegni, se è così, e chiedo anche un'altra cosa. Fa impressione, e lo ha citato Luca nel corso della sua telecronaca, aver sentito anche il nome di Scott Arlotti per il Tropical Coreano. Sappiamo tutto quello che ha vissuto e sta continuando a vivere Arlotti, l'ex giocatore del Rimini. Comunque sia, resta un nome importante da spendere in questo campionato. Ma allora, la savignanese, il loro mister è una certezza, che l'anno scorso ha fatto veramente bene, grazie che all'ultima giornata hanno perso contro di noi, così ci siamo salvati. E magari anche su quel momento che cosa è accaduto? Credo il delirio. Esatto, insomma, vabbè, preso da questo, è un ottimo allenatore, anche quando era al Grama ha fatto vedere alla Ribelle di che cosa era capace di fare. Ha perso due giocatori, come ha detto Luca, importanti come il centrocampista, e ha perso anche Guidi, che secondo me è il centrocampista più forte dell'eccellenza che è nata a medicina. Guidi veramente è un giocatore in questa categoria, in mezzo al campo ci sono pochi giocatori come lui. L'hanno rimpiazzato con molti giovani, anche loro hanno un settore giovanile importante, dove riescono tutti gli anni a creare qualcosa per delle prime squadre. E il Tropical Coreano, col mercato che ha fatto, mi aspettavo una partenza diversa, perché ha preso diversi giocatori dal Riccione che ha vinto il campionato, ci ha messo Arlotti, poi ti dico, dovranno amalgamarci ancora anche loro, certo. Quindi è un campionato difficile per tutti. Tempo al tempo, io chiedo proprio alla regia se è possibile vedere la classifica dell'eccellenza
anche per far felice Scalegni, perché non è solo la grafica a dirlo, ma insomma sì, la stampa Imola comanda il campionato in buona compagnia. E a questo punto ti chiedo, quali sono secondo te le squadre che lottano per il salto di categoria? E se vuoi includere anche la tua, ci dai la notizia. Noi la nostra, no, se noi siamo contenti che dopo due partite abbiamo fatto 4 gol, subiti 0. Certo. E però lì c'è Castenaso che ha fatto un mercato importante, la Victor San Marino secondo me sulla carta parte davanti a tutti, perché la Victor San Marino, finché ci sarà del mercato, loro inseriranno dentro. Se non è nel mercato che finisce fra poche settimane, sarà nel mercato di novembre, certo. Riapriranno qualcosa, loro non hanno problemi a trovare giocatori, li prendono da tutta Italia, non è che li prendono da tutta la regione, da tutta la zona. Noi dobbiamo prendere i giocatori dalla nostra zona cercando di limitare i costi. Quindi poi ti dico, lì fra loro, Castenaso, la Savignanese è sempre un'incognita, altre squadre che possono giocarsi il campionato, ci possono sempre essere le sorprese. Il Cattolica non so che squadra sia, perché praticamente è una squadra formatasi in pochissimo tempo, a fine luglio praticamente non avevano ancora praticamente quasi nessuno tranne che l'allenatore. Quindi si sono trovati, si hanno creato questa squadra. Ho visto che anche ieri hanno messo dentro 2 giocatori, uno proveniente dal settore, che ha fatto il settore giovanile Monza e Milan, l'altro dal settore giovanile della Lazio. Quindi sicuramente hanno delle risorse importanti. Certo. Quindi il campionato sarà difficile per tutti, però chi possa vincerlo, io soprattutto metto San Marino su tutti, Castenaso al secondo posto. Il nostro obiettivo, è, come ti dicevo all'inizio, è quello di figurare, di fare un bel campionato dignitoso, di riuscire a portare a termine la stagione molto difficoltosa come sarà, portando risultati, portando benefici per i nostri giovani, per tutto quello che riguarda il nostro movimento del settore giovanile. Quindi diciamo, non salvandosi al quarto minuto di recupero dell'ultima partita di campionato, grazie, perché avete grazie, già dato da grazie al rigore sbagliato dalla Savignanese il gol di Simone Alessandrini, che ha chiuso la stagione proprio col gol salvezza, ed è partito col piede giusto quest'anno. Dal gol praticamente più lontano nel corso della stagione a quello più vicino, quello di oggi, al 30° del match, io chiedo alla regia se forse è arrivato il gol che invece ha deciso l'incontro tra Imolese e Alessandria. Ci troviamo in questo caso a vedere lo scontro fra due squadre che in qualche maniera sono due poli che si sono attratti per ritrovare a disputare questo match con l'Imolese, che trova il gol partita con questa trasformazione vincente di Stiepovic su calcio di rigore, come vi abbiamo testimoniato nel corso di questa trasmissione. È accaduto di tutto, non stiamo purtroppo per motivi di tempo a mostrarvi tutte le espulsioni, sono state ben 3, una per l'Imolese, 2 per l'Alessandria, e non possiamo certo farvi vedere tutto quello che è accaduto nel recupero, ci dicono addirittura di 11 minuti, davvero un match infinito. Ma chiedo alla regia se invece c'è un ultimo regalo per noi, forse abbiamo i gol che hanno deciso il match che ha portato alla vittoria della San Maurese. Vediamo se così è, se effettivamente abbiamo la possibilità di mostrarlo oppure no. Attendo un segnale in merito, anche se forse non sono ancora arrivati. E dunque, allora, siamo arrivati all'epilogo, siamo arrivati al termine di questa trasmissione. Ecco qua, invece, veniamo smentiti in diretta, in maniera vergognosa, e allora sì, il 3-1 con cui la San Maurese ha espugnato il campo della Corticella. Vediamo gli highlights.
Il debutto della Samaurese in casa del Corticella, il match che però non prende una piega favorevole, perché a condurre l'incontro inizialmente è il Corticella con questo gol, il gol del vantaggio arrivato nel corso del primo tempo, il gol che vale dunque l'1-0 per quanto riguarda il match, quello di Campagna. Poi però la reazione della Samaurese che ottiene un calcio di rigore dal dischetto, c'è Merlonghi che può trasformare, siamo nel corso della ripresa al 67esimo, il pareggio dunque di Merlonghi dopo il gol, al 53esimo come detto di Campagna, la Samaurese che non si accontenta, al 72esimo è Maltoni a trovare anche il vantaggio e poi ancora al secondo minuto di recupero, sempre Maltoni, è lui a firmare anche il tris, quello che vale il successo dunque della squadra ospite, una vittoria con cui partire alla grande nel campionato di Serie D. E allora con quest'ultimo filmato terminiamo questa nostra trasmissione ringraziando per essere stato qui con noi Silverio Scalegni, dirigente della Sampa. Grazie a voi e buon campionato a tutti. Assolutamente sì, buon calcio a tutti. Credo che concordi sul tema anche Luca Leoni, a cui diamo appuntamento alla settimana prossima. Assolutamente sì, buon football a tutti. Eccolo qua. Lo aspettavi dalla scorsa settimana. Lo aspettavo, assolutamente. Grazie a te Andrea, buona serata a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana, lo ribadiamo, alle ore 19 ci ritroveremo per la terza puntata di Fischio Finale. Nel ringraziarvi allora per essere stati qui con noi, auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata con i programmi di Teleromagna. Arrivederci. Gusta la genuinità dei prodotti della Centrale del Latte di Cesena, come lo squacquerone di Romagna e il formaggio di Fossa di Sogliano. Due formaggi DOP prodotti con cura e passione, usando solo latte romagnolo tracciabile fino alla stalla di origine. Entrambi premiati dalla Guida L'Espresso, i formaggi d'Italia. Premiati anche tu, gustando i formaggi DOP della Centrale del Latte di Cesena. Il buono della tua terra dal 1959. Romagna Sport, primo dal 2001. La prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti. I primi a pubblicare la carriera degli atleti. I primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo. I primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto.